Sì, la grande Nilde Iotti. Chiudiamo questi cammei istituzionali con Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Grazie Nilde, è davvero la frase più breve, ma anche più giusta per una giornata come questa in ricordo di Nilde Iotti. Grazie, è proprio la parola esatta. E lo dico perché sono decenni che le donne italiane, non solo italiane, lottano e abbattono muri, conquistano spazi di libertà per le donne, ma in realtà per noi, per la democrazia italiana. Ma qualcuno ha iniziato, c'è stato un inizio nella Resistenza, poi nella Repubblica e una straordinaria generazione di donne ha iniziato un percorso. Camminare in un percorso, quello di lotta delle donne, è molto difficile, ma pensare e costruire una strada, un percorso è ancora più difficile. Quindi davvero grazie Nilde. Vuol dire ringraziare una donna straordinaria che ci ha donato con un'intera generazione una democrazia e vuol dire ringraziare e ricordare l'immenso contributo dato dalle donne italiane al rafforzamento e al compimento della democrazia italiana. Per questo motivo io credo che Nilde Iotti ancora oggi è ricordata ed è presente nella cultura diffusa del paese. Noi viviamo nel tempo del web, dell'immagine, della comunicazione veloce, ma poi questa figura di questa donna, prima presidente della Camera dei Deputati, la ritroviamo nella conoscenza diffusa, perché, ripeto, l'esempio morale, ma anche appunto l'esempio di avanguardia, ha segnato e segna la storia della nostra Repubblica. Ovviamente, il ricordo della Iotti non può essere legato a un giorno o a una ricorrenza. Deve essere da monito in realtà per un comportamento quotidiano di coerenze nei comportamenti. Sarebbe troppo facile monumentalizzare un ricordo. Si è degni del ricordo della Iotti se si è coerenti negli altri 364 giorni dell'anno. Per questo anche noi come Regione Lazio siamo impegnati innanzitutto con dei progetti che si rivolgono alle nuove generazioni nelle scuole, che nel nome della Iotti, un po' come fa anche la fondazione guidata da Livia Turco, fa campagne e promuove nel territorio, nelle scuole, nei confronti dei giovani, un impegno culturale che ha al centro il valore della differenza di genere e delle donne. Ma oggi è giusto dire, anche in una giornata particolare, appunto, grazie Nilde, perché se lo facciamo è anche grazie a quello che sei stata. Buona giornata.